La scuola militare Nunziatella di Napoli rende omaggio alla spedizione di Pisacane e dei suoi 300. L'appuntamento è martedì 5 ottobre, quando la comunità di Sanza accoglierà gli ufficiali e i cadetti della Nunziatella, storica scuola militare fondata da Re Ferdinando IV di Borbone nel 1787. La Reale Accademia Militare fu la forgia dell'allora allievo Carlo Pisacane, che iniziò così la carriera militare nell'esercito borbonico. Manifestando idee libertarie, fu costretto ad andare in esilio. Si arruolò nella Legione Straniera, tornò nel 1848 partecipando alla Prima Guerra d'Indipendenza e poi alla difesa della Repubblica Romana, dove entrò in stretto contatto con Mazzini. Il 25 giugno del 1857 partì da Genova e approdò a Sapri con pochi compagni per fomentare un'insurrezione antiborbonica. Ai suoi appelli non ci fu risposta. Il 1 luglio 1857 la strage dei 300 alle mura della Certosa a Padula, inseguito dalle truppe del re di Napoli, la mattina del 2 luglio a Sanza trovò la morte, dove oggi sorge un cippo a memoria. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, accoglierà la delegazione di alti ufficiali con il colonnello Ermanno Lustri, comandante della scuola militare, e di allievi della Nunziatella alle 11 presso l'aula consiliare. Seguirà una breve cerimonia di deposizione di una corona d'alloro presso il cippo di Pisacane lungo la statale 517. Alle 12 la delegazione si sposterà presso l'aula magna dell'istituto scolastico in piazza San Francesco per l'incontro con gli studenti sulla spedizione dei 300. Relazionerà il professore Felice Fusco, storico locale. Interverranno Antonio Cantillo, dirigente scolastica, il capitano Matteo Calcagnile, comandante della Compagnia Carabinieri di Sapri, il dottor Pietro De Rosa, dirigente della Polizia di Stato, Vittorio Esposito, sindaco di Sanza, Franco Picarone, consigliere regionale della Campania, il generale di brigata Gianfranco Giardella, il colonnello Ermanno Lustrini, comandante della Nunziatella. Modererà l'incontro il consigliere comunale Antonio Citera. L'iniziativa vede la partecipazione della ONLUS Sapienza, con il presidente Pasquale Citera, del maestro Pino Pinto e dei figuranti della ballata di Pisacane.